Around the Rocks. Join the club. Rock Inside vi offerto da Look Lounge Hairstyling Specialist in via Federico Sacco 11 a Fossano. Per informazioni visita il sito web www.looklounge.it. Ben ritrovati in diretta qui su Radio Brown The Rocks in questo martedì 14 giugno 2022. Fa caldissimo e c'è la luna piena. Martedì scorso abbiamo iniziato a navigare sui navigli direttamente lì dai Murazzi, con i Muraziani e con la musica elettronica dei Subsonica. Non mi è bastata, devo fare un'altra puntata, anche perché eravamo rimasti solo ad Amore Matico, che veniva descritto come una polaroid un po' livida di quegli ultimi anni 90. E il titolo inventato dal cantante Samuel è la crasi dei termini amore, automatico ed ematico. Ed il singolo che accompagnerà l'uscita del disco è Nuova Ossessione, realizzata in collaborazione con i Crisma, storico duo synth-pop italiano. Non riesco a stare fermo, tremando ti cerco in tutti i canali, alta tensione. Ma senza orientamento, sbandando ti seguo in tutti i segnali. Fuori controllo, ormai mi pulsi dentro. Sento il contagio di un'infezione, senza ragione, disprezzo ogni argomento.
dopo il disco di platino di Microchip Emozionale, la partecipazione all'edizione 2000 del Festival di Sanremo, con tutti i miei sbagli, i Subsonica si rituffano nella loro città alla ricerca di ispirazione, perché Torino per loro sarà sempre un avamposto importante di sensazioni da raccontare. Nel 2005 i Subsonica proseguono con Terrestre sulla strada del disco Agita Masse. È il gruppo di Torino che era uno dei fiori all'occhiello della Mescal, la più importante etichetta indipendente del nostro paese, passerà in quegli anni alla EMI. E la novità più eclatante per Terrestre però è il ritorno delle chitarre, di una strumentazione più tradizionalmente rock, a scapito di un'elettronica ovviamente sempre presente, ma forse decisamente limitata. I Subsonica del disagio e degli amori metropolitani di fine anni 90 si riaffacciano prepotenti in incantevole e nella successiva e gloriosa e meravigliosa L'odore. Crescendo che ha dell'irregolare.
Nel 2007 invece è l'Eclissi, che segna il ritorno al passato così fieramente elettronico della band. Un album che arriva dopo una lunga pausa dove ogni membro aveva seguito un po' la propria inclinazione, i propri tanti progetti personali. Ad esempio Samuel con i Motel Connection, Casacci che diventa direttore del Traffic Festival, Busta che prosegue con le sue varie sperimentazioni e tornano a lavorare in Piazza Vittorio, intorno a sonorità elettroniche e cupe, mettendo a disposizione del gruppo così tutte le esperienze da DJ e da produttori che hanno accumulato così individualmente. Album profetico nei testi, in quanto captano che il sistema sta ormai crollando. Parlano di un futuro perduto, di un futuro che non è più quello di una volta. Tantissime presenze ai concerti in quegli anni, scenografie importanti con la formazione in linea e due schermi in LED alle loro spalle. E qui a Rock Inside, una delle assolutamente mie canzoni preferite. Adesso mi alzo dalla sedia e qua c'è da ballare ancora di più. Nei nostri luoghi. Dal tempo noi, nei tuoi occhi gesti nascosti poi. Rami secchi dietro i cancelli.
Brano meraviglioso che potrei ascoltare per ore, anzi lo faccio. Ma continuiamo il racconto perché ormai siamo lì negli anni in cui, fra concerti e giri all'estero, nel 2010 esce il loro sesto album dopo diverse traversie però con il manager e con casa sonica. Eden. Esce Eden, che è il frutto di un lavoro d'insieme però che li ha impegnati nella scrittura per circa 6 mesi durante il 2010. Dopo un paio di anni trascorsi ognuno dietro ai piccoli e grandi progetti individuali che per la prima volta li avevano così tenuti distanti come mai era successo prima, optarono allora per una full immersion in un luogo isolato, la casa di campagna della famiglia di Ninja, ai bordi di un bosco e circondati dal nulla. E così nell'arco di 6 mesi compongono Eden. Partivano tutti con le idee piuttosto chiare su come sarebbe dovuto essere il nuovo album, peccato che le avessero tutte diverse. Samuel aveva in testa un album tipo spiagge, battigia, solare, possibilmente elettronico con sonorità italo disco, senza dimenticarsi di avere però un cuore palpitante. Ninja invece arrivava da una vacanza dal pianeta Klingon, dubstep a manetta. Busta avrebbe voluto passare qualche anno della sua vita abbracciato ad un pianoforte a coda, sfiorarlo con delicati arpeggi, mentre Bianchi, Puledri, Corro su una prateria notturna, disponibile però come sempre a fare anche lo zarro. Vicio avrebbe voluto trapiantare un plettro sul suo polpastrello e diventare amico di Facebook di Robert Smith, quanto Casacci, complice ormai di una forma mentis da produttore prima ancora che da chitarrista, ascoltando così le urgenze altrui, provava ad immaginare la dimensione poetica del tutto. Non semplice, ma proprio per questo assolutamente stimolante. Erano d'accordo su una cosa però: era il caso di provare a cimentarsi con stati d'animo differenti rispetto al passato, e in particolare all'eclissi. È di certo più impegnativo rapportarsi con le luci e i colori piuttosto che con ombre e tinte monocromatiche. Ma accettare una sfida di questo tipo era una garanzia sufficiente per non ripetere cose già fatte. Ci ascoltiamo Diluvio, e vi ricorderete il video con le maglie natalizie. Sei stata l'ondata perfetta per infrangerti contro di me, e adesso che tutto è sommerso, che cosa resta e perché? Perfetta per infrangerti contro di me, e adesso che tutto è sommerso, che cosa resta e perché? Sei stata un'ondata violenta per aprirti qui dentro di me, e adesso che tutto è diverso, questo silenzio cos'è? Per infrangerti contro di me, e adesso che tutto è sommerso, che cosa resta e perché? Sei stata un'ondata violenta per aprirti qui dentro di me, e adesso che tutto è diverso, questo silenzio cos'è?
nella casa di campana, di campagna di Ninja, allora di giorno suonano, compongono al computer e di sera guardano film horror, noleggiati nel piccolo paesino pedimontano in cui vivono. E quando i film però del negozietto finiscono, allora per gioco vogliono diventare sceneggiatori loro stessi di un film horror, che si chiamerà Uccisi dalla commerciabilità. Un cortometraggio dove Madaski degli Africa si presenterà ogni notte per uccidere uno dei Subsonica. Il titolo vero poi prenderà il nome di Parasubmoral, Subnormal Activity, che verrà fatto uscire in 4 episodi che postavano su Facebook. Benzino Goshi nascerà proprio come colonna sonora di questo cortometraggio e anche un po' da chiusura dell'esperienza cosiddetta cinematografica. Nel ritornello ripetono: non siete riusciti a bissare microchip emozionale, perché ce l'avevano un po' con questa cosa qua che i fan continuavano a dirgli. E loro però provano ad interagire con il pubblico e a far costruire a loro le altre strofe. Il momento dell'uccisione ovviamente da parte di Madaski è proprio perché non sono riusciti a bissare microchip emozionale. Questo gioco aiuterà però i Subsonica a sottolineare la voglia del gruppo di cambiare, per fuggire dalla morte creativa e dalla ripetizione poi di se stessi, obbligando così il pubblico ad affezionarsi a suoni nuovi. Benzina Ogoshi. Non sei riuscito a concludere nulla.
mancano le parole. Quando fai così sei troppo commerciale. Quando fai così non si capisce un cazzo. E mi sembri mia madre. E dall'incrocio di queste cinque individualità così accese, per un Subsonic è chiaro che per loro sarà sempre necessario vivere con un po' di tensione, ma dalla loro ci sarà comunque sempre la fortuna di avere un bagaglio creativo davvero di notevole ricchezza. E parlando di dettagli tecnici, per il suono della ritmica ho letto che hanno elaborato un metodo piuttosto rivoluzionario. Ninja ha suonato fisicamente alcuni pad elettronici con le bacchette, i quali sono stati poi amplificati e ripresi microfonicamente nella stessa stanza insieme al resto della batteria. Di fronte alle casse amplificate di questi pad hanno appoggiato dei rullanti e dei tamburi con la funzione però di risuonatori per captarne le vibrazioni delle pelli. Con l'intento era quello di smarrire un po' il confine tra acustico ed elettronico, tra uomo e la macchina e anche un po' tra Ninja e se stesso. I testi di Eden vedono una notevole partecipazione di Samuel questa volta, forse maggiore rispetto al passato. In questo Eden si parlano di serpenti, di lupi, di insetti, di gabbiani e di quest'altra curiosa creatura di questo Eden che è l'istrice. Che poi istrici lo siamo un po' tutti, soprattutto nella straordinaria capacità di proteggerci e di nascondere i nostri sentimenti. Quando ci rendono vulnerabili o ci sentiamo vulnerabili. Il brano Istrice Meraviglioso nasce da un'idea di Busta e viene sviluppato tra tastiere nerd da cameretta, orchestre, chitarre newyorkesi fino a diventare un funk nebbioso da colonna sonora. Per Istrice, il regista Cosimo Alemà ha realizzato un vero e proprio video horror, che ci ricordiamo tutti assolutamente, che Reti si può ancora ammirare nella sua versione integrale. Ce la spariamo tutta anche questa qua, io adoro, amo Istrice. Lampioni e portici, è andata così, piccola istrice, dagli occhi bui, quel bacio alcolico, rossetto è guai. È stato facile, non lo è stato mai. Chi ci ricorderà? Chi ti farà ridere? Per chi ti smarrirai? Chi userà lo sguardo tuo? Selvatico.
meravigliosa istrice. E a 3 anni da Eden, sesto lavoro della band, giunge infine il momento per quest'ultima di riaffacciarsi sui palcoscenici italiani con un nuovo album. La formazione di Torino è passata dal suonare ormai dai piccoli club a riempire invece i palazzetti, come ogni band che cresce e diventa popolare. Ha dovuto negli anni dimostrare di sapere reinventarsi, allo stesso tempo gestire il bilico tra la propria identità e l'essere solo l'ombra di se stessi. I Subsonica in questo decennio sono stati tanto e tanto altro ancora. Nel dialetto piemontese la traduzione di una barca nel bosco è il modo scherzoso per definire una cosa fuori contesto. Con una nave in una foresta, i Subsonica rendono un po' più maestoso il concetto del sentirsi fuori contesto di cui già parlavano in Microchip Emozionale. Del resto, estraneità, senso di non appartenenza sono sentimenti oggi più che mai diffusi anche tra chi non vuole o non potrebbe comunque salpare in cerca di altri orizzonti. In una nave in una foresta ci sono tutti i Subsonica. Il testo di proprio Una nave in una foresta è uno sguardo all'indietro, lucido, disincantato, che però in qualche modo punta ancora al futuro. La foresta è quel luogo nel quale ci si ritrova per esplorare o perché ci si è persi, una foresta di stati d'animo, di sguardi, di smarrimenti, di storie, di ordinaria sopravvivenza, di speranza, di volontà, voglia di lottare, ma anche di disincanti, di autoindulgenze, di feroci malinconie. I personaggi di questa foresta sono degli innamorati che sfidano inquietudini e incertezze, licantropi di periferia, giovani cui è stata cancellata la linea d'orizzonte del futuro, che non smettono però di cercare la propria direzione, vecchie automobili in attesa di un riscatto, anoressiche di fronte a uno specchio, peccatori della domenica che giocano una mano col destino. Questo, tutto questo, è l'album. E alla fine dell'album confluisce nell'ultimo un sogno, quello di fronte al quale non possiamo permetterci di fuggire, che è proprio la salvaguardia del nostro ambiente naturale, che è un tema molto caro a Casacci. Il timore che senza la condivisione di questo sogno collettivo, purtroppo nemmeno la nostra casa potrà sopravvivere. Una nave in una foresta. Eccolo, skippata. Adesso la faccio ripartire perché ormai sono troppo brava, eh? E a volte ti vedi unico, una nave in una foresta. Altre volte ti senti intrepido, come un fiore in una tempesta. A volte ti vedi stupido, una lacrima ad una festa. Altre volte ti credi libero, un cavallo sopra una giostra. Ed a volte ti vedi limpido, il mattino in una finestra. Altre volte ti senti arido, come un gesto che resta in tasca. Nell'abbraccio di una carogna. Tante
brano I cerchi degli alberi, invece, è una storia che trae forza dai simboli naturali senza tempo e cerca il suo ritaglio di eternità in una cornice vorticosamente minacciosa. Le spirali di sintetizzatori che introducono il brano dichiarano da subito l'anima profondamente elettronica di questa canzone. Il 9 novembre 2013, in un quotidiano, c'era un articolo intitolato «Piovono satelliti», perché introduceva davvero la notizia dell'impatto, di un impatto previsto contro l'atmosfera del satellite Goce e di tutti i rischi che erano correlati. I satelliti che fino a ieri simboleggiavano un lato positivo, esplorativo delle conquiste tecnologiche, che oggi invece si trasformano in una minaccia globale senza confini e senza possibilità di protezione, come le centrali nucleari, come l'inquinamento, come il surriscaldamento del pianeta, come i veleni presenti in quello che mangiamo e beviamo. Questo è lo scenario di fronte al quale prendono forma i nostri progetti. Prendono la rincorsa, i nostri slanci, le nostre storie d'amore. E noi ci ascoltiamo la bellissima I cerchi degli alberi. Come i cerchi degli alberi. Hai contato i miei anni. Hai creato un silenzio che non scorderò. L'hai portato con te. Che vorrei chiusa in fondo agli occhi tuoi, due fondali che non hanno età. Cestivi limpidi, piovono satelliti, tutto gira forte intorno a noi. C'è ancora un brano che mi piace tantissimo di questo album, che è Tra le labbra, che è una sorta di preghiera che resta sospesa, come sottolinea il titolo, una preghiera inespressa, masticata nell'attesa per qualche cosa di cruciale, di un'approvazione, la conferma di un sentimento, di un appuntamento, l'esito di un esame, di un referto, quando non si può fare altro che aspettare, non si sa se sia preferibile accelerare il tempo o desiderare invece di fermarlo completamente. Anche in questo bellissimo brano scricchiolano le barriere tra i generi e strumenti e mondi sonori. Tra le labbra.
saper parlare con le mie ombre scure nell'alba di questa città. Ma resto ad aspettare mentre non riesco a dire che sarò salvo solamente. Nel 2018 esce Otto, il loro ottavo album dopo 4 anni di lavoro in solitaria, per tutti. La canzone Respirare ha una clip che è diretta dal visionario regista Donato Sansone ed è pensata come una serie di quadri viventi di matrice surrealista, interpretati dagli stessi componenti della band. Il video è stato presentato in anteprima nella bellissima location della Mole Antonelliana e sede del Museo del Cinema. Il testo di Respirare dei Subsonica, ricco di sentimenti, di fragilità, e come ha spiegato lo stesso Samuel, che è l'autore, la canzone è un modo per combattere le ansie che ci piombano addosso nella vita, con l'atto più semplice che c'è e che ci rende umani, respirare. E con quest'ultimo brano io vi saluto, questa puntata di Rock Inside è dedicata ai Subsonica, che ho adorato perché davvero mi ricordano moltissime cose e poi non smetto mai di cantare e di ballare. Questa volta non ho fatto la diretta Instagram, però c'era da divertirsi a vedermi ancora anche stasera. Vi aspetto martedì prossimo perché Rock Inside non finisce ancora, prosegue ancora un pezzettino questa seconda stagione gloriosa per me, perché mi sono divertita tantissimo, sono anche riuscita a gestire gli imprevisti come avete sentito. Io vi saluto, rimanete qui con noi di Radio Brown The Rocks, dopo ci sarà Just Speak, adesso vi lascio con Respirare. Potrei essere una bugia, falsa da sembrare vera, che ti illuda per un po', che non fa
faccia male mai. Vorrei essere armonia, vento che gonfia la bandiera, accarezzare le montagne per riportarti qui, per respirare, solo respirare e dimenticare e non pensare più, puoi respirare. Atmosfera e proteggere per sempre il tuo sistema equilibrato da ogni avversità. Vorrei essere la natura che non ha colpa mai, che si dimentica di noi, che è pure eternità. Per respirare, solo respirare e dimenticare e non pensare. Ed incollarmi su di te, puoi disegnare il paradiso e regalartelo. Rock Inside vi offerto da Look Lounge Hairstyling Specialist in via Federico Sacco 11 a Fossano. Per informazioni visita il sito web www.looklounge.it. Radio Brown the Rocks. Tutta un'altra